Quando si perde va sempre male, però perdere così secondo me invece fa ancora più male, perché dopo che hai dominato tutta la partita, che in secondo tempo loro anche in 11 contro 10 non hanno mai superato la metà campo, perdere una partita così è bruttissimo, però questo è il calcio, purtroppo succede. Noi dalla nostra parte abbiamo il fatto che abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Purtroppo è andata male, ma mancano ancora tante partite, quindi già da sabato, già pensiamo a sabato per andare con lo spirito giusto in campo a Modena. Sì, sicuramente stiamo facendo bene, abbiamo dimostrato anche sabato di meritare la posizione che abbiamo e tutti i punti che abbiamo fatto. Lo abbiamo dimostrato, però questo non ci deve far rilassare, perché come ho detto prima il campionato ancora è lungo, mancano ancora tante partite e dobbiamo solo lavorare, continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, impegnarci sempre dal primo all'ultimo minuto e sabato secondo me, anche se avessimo pareggiato 0-0, non sarebbe andata come sarebbe dovuto andare. Beh no, il mister fa le sue scelte. Non dirò mai niente su questo, non c'è assolutamente nessun problema, perché le scelte le fa per il bene della squadra, quindi a me sta benissimo. Io cerco di dare il tutto per tutto come faccio sempre durante gli allenamenti e durante le partite. Poi è normale, un giocatore quando viene sostituito non è mai bello, non è mai così contento, però comunque non ci sarà mai nessun problema, perché so che il mister fa le scelte per il bene della squadra e se magari avessimo vinto sarei stato il primo ad essere stato contento nonostante fossi uscito sullo 0-0.